Ciao ragazzi, benvenuti su DP Climbing, io sono Daniele. Oggi vi voglio parlare dell'allenamento funzionale in arrampicata. Alcuni di voi mi hanno chiesto quali sono gli step per incrementare in forza, che nell'arrampicata è fondamentale. Oggi in questo video vediamo quali sono tutti gli step basati sulle metodologie tradizionali e sulla metodologia invece funzionale per raggiungere questo obiettivo. Soprattutto per i principianti o comunque per chi non ha molta forza muscolare, inizialmente deve incrementare questa forza perché in arrampicata è fondamentale, è veramente imprescindibile la forza. Quindi in questo video voglio parlarvi di quali sono gli step per incrementare questa forza e farlo nella maniera corretta. Prima di continuare ti invito a mettere un mi piace a questo video, ad iscriverti al mio canale ed attivare la campanella delle notifiche per rimanere costantemente aggiornato su tutti i futuri video che pubblicherò. In arrampicata è fondamentale essere forti, ci sono vari modi per poter incrementare la propria forza dell'avambraccio, ma in generale a livello muscolare complessivo. Oggi parliamo dell'aumento della complessità. In generale possiamo dire che ci sono due modelli di allenamento. C'è il modello tradizionale in cui i tre principali parametri che vengono variati nel tempo durante le sessioni di allenamento sono la variazione di volume, di intensità e di densità. E poi c'è un altro modello che è il modello dell'allenamento funzionale. Qui c'è un aumento della complessità. In questo video vi voglio parlare di quali sono gli step corretti che si dovrebbero utilizzare e seguire per incrementare la propria forza. Quindi, ad esempio, la prima cosa che si deve fare quando siamo dei principianti e il nostro condizionamento fisico non è adeguato è quello di incrementare il volume fino ad arrivare negli esercizi più classici e più importanti come le trazioni, i piegamenti sulle braccia, gli squat, eccetera, arrivare a riuscire a fare almeno 3-4 serie di 12-15 ripetizioni consecutive. Quindi primo c'è questo aumento di volume, sempre ovviamente prestando attenzione alla corretta tecnica. Secondo step, sempre tradizionale, invece è l'aumento della densità. Come si fa ad aumentare la densità? Si riducono i tempi di riposo. Tornando all'esempio di prima, una volta che siete riusciti a fare 3-4 serie da 12 ripetizioni di un determinato esercizio in, ad esempio, 10 minuti, andiamo ad aumentare la densità riducendo i tempi di recupero e quindi riusciremo a questo punto, dovremmo cercare di riuscire a fare queste 3-4 serie da 12 ripetizioni non più in 10 minuti ma in 5 minuti. Abbiamo aumentato la densità del nostro allenamento. E questo era il secondo step. Passiamo quindi al terzo step, sempre basato sul modello tradizionale di allenamento della forza, e cioè l'aumento dell'intensità. Una volta che abbiamo aumentato il volume, siamo riusciti a fare le 3-4 serie da 12-15 ripetizioni, quindi aumento di volume. Una volta che siamo riusciti ad accorciare i recuperi, quindi abbiamo aumentato la densità del nostro allenamento, ecco che possiamo cominciare ad aumentare la zavorra, se stiamo parlando ad esempio di trazioni. Comunque possiamo aumentare il nostro carico in modo tale da aumentare l'intensità fino ad arrivare circa al 90-95% di una ripetizione massima. Quindi non riusciremo più a fare le 12 ripetizioni perché abbiamo messo della zavorra, ma riusciremo al massimo a fare 2-3 ripetizioni allo stremo delle nostre energie. A questo punto, raggiunto questo ulteriore obiettivo, quello dell'aumento dell'intensità, in generale siamo riusciti nel tempo ad incrementare la nostra forza. E qui entra in gioco l'allenamento funzionale. Possiamo incrementare la complessità degli esercizi, che diventano quindi complessi anche da un punto di vista tecnico. E quali sono degli esempi per aumentare questa complessità? Aumentare ad esempio la velocità. Ecco che se stiamo parlando di allenamenti che hanno a che fare con noi arrampicatori, potrebbe essere dal fare sospensioni massimali statiche al trave passare a lavorare al campus board, dove viene aumentata la complessità dato dal movimento e dalla velocità di movimento. Perché? Perché entra in gioco la coordinazione. Un altro esempio per aumentare questa complessità è introdurre degli elementi di instabilità.
Immaginatevi di fare degli squat monogamba, normalmente al suolo, e invece andare ad introdurre una balance board, quindi una instabilità del piede e fare lo stesso squat monogamba. Ecco che la complessità e la difficoltà dell'esercizio aumenta notevolmente. Ecco che l'allenamento funzionale con l'aumento della complessità prevede l'introduzione di lavori basati sulla forza veloce, sull'equilibrio, sulla coordinazione e sulla propriocezione. Benissimo ragazzi, per oggi è tutto, io vi ringrazio, vi invito a seguire i social di DP Climbing e di Deva Wall, la palestra di arrampicata di Ferrara. Io vi auguro una buona arrampicata e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!